Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video nel quale voglio fare un confronto fra due moto molto interessanti che effettivamente stanno vendendo molto bene in questo periodo. Da una parte la Kawasaki con la Z900 che praticamente sta vendendo tantissimo ovunque, in tutti i paesi. In Spagna abbiamo visto primo posto, in Italia sesto posto, insomma in Germania comunque sta vendendo bene, è una moto che sta vendendo parecchio. E dall'altra parte la KTM Duke 790, che è un po', diciamo, il desiderio soprattutto dei più giovani, no? Gli amanti della KTM, quelli che amano magari le moto più piccoline, più cattive, bicilindriche, ecco, diciamo che puntano chi può a questa 790. Quindi, siccome io le ho provate entrambe, una, la 900 l'ho provata 3 volte, la 790 l'ho provata una volta, qui nel monitor dietro vedete. Ho messo a confronto le mie due prove che comunque trovate sul canale YouTube. Volevo darvi un po' un consiglio, no? Se vi interessa acquistare una di queste due moto, quale scegliere dal mio punto di vista? Quindi, ragazzi, tutto quello che vi dico ovviamente sono sensazioni che io ho provato, sono consigli miei, quindi non è che vi sto dicendo la verità assoluta, no? Vi sto raccontando queste moto dal punto di vista un po' delle mie sensazioni, quello che penso. Prima di partire. Sono entrambe due moto, dicevo, interessanti, ma entrambe sovrapprezzate, cioè sono moto che di fatto varrebbero meno, cioè perché parliamo di 9.600 euro per la 900 e parliamo di ben 10.000 euro, 10.200 per la KTM Duke 790, no? Che sono prezzi esorbitanti. Consideriamo che fino a qualche anno fa a quel prezzo ci si portava a casa un CBR 600 RR, la sportiva, oppure uno Z1000, quindi altre moto. Sono entrambe due naked medie, quindi non sono naked entry level, sono entrambe due naked medie con una potenza simile ed effettivamente possono essere diciamo comparate perché di fatto il segmento è lo stesso. Qualcuno una volta mi ha scritto durante la mia prova come fai a paragonare le due moto, no? Cioè sono due moto diverse. In realtà no, ragazzi, sono due naked medie con potenze differenti, leggermente differenti, con cilindri differenti, ma sono due naked medie che costano praticamente uguale, quindi sono tranquillamente equiparabili. Ovviamente tutto quello che vi dirò vale sia per il discorso del nuovo, sia per il discorso dell'usato. Quindi se sull'usato trovate una 900 del 2017, no? Magari a 7.000 euro, ecco, il discorso vale tanto uguale a chi magari vuole prenderla nuova perché le moto sono le stesse, quindi la 900 dell'anno scorso di fatto è identica al modello nuovo, cambia solo che è arrivato traction control ed è cambiato un pochettino il musetto, ma per il resto la moto è la stessa identica, potenza, coppia, peso, la moto è uguale. Quindi partiamo un po', dunque. Dicevo, io le ho provate entrambe. Entrambe hanno delle caratteristiche interessanti, però dedicate a un certo tipo di target, no? Quindi dovete capire effettivamente su quale orientarvi. Perché da una parte abbiamo il 4 cilindri della 900, dall'altra il 2 cilindri della 790. Le potenze cambiano, però effettivamente diciamo che entrambe hanno appunto un punto di forza. Dunque, se vi interessa acquistare una moto, quindi una di queste due, e siete gente che sapete già andate in giro a 50 all'ora, non andate in pista, la domenica sul passo, anche se si può tirare, comunque voi andate piano, andate nei limiti, allora vi dico ragazzi che scegliate una o l'altra, cadete in piedi, perché sono comunque entrambe due belle moto, siccome comunque andate piano in strada, non vi interessano le prestazioni, allora tutto quello che vi dirò serve a ben poco. Il mio è un discorso più per chi magari la moto lo utilizza in maniera un po' più impegnativa, no? Quindi chi magari va in pista oppure chi magari la domenica si lascia un pochettino andare col polso, ovviamente dove può. Quindi dicevo, abbiamo due moto interessanti, da una parte 4 cilindri, dall'altra 2 cilindri. Da una parte abbiamo 4 cilindri da ben 125 cavalli con 98 Nm di coppia, che è la Z. Dall'altra un due cilindri da 105 cavalli con più o meno 77 Nm di coppia. Ora, non è che avere la potenza massima maggiore in tutti i casi vuol dire che diciamo sei meglio di una moto con meno cavalli, no? Perché?
il quattro cilindri, come tutte le moto quattro cilindri, dalle sportive alle naked, hanno il vantaggio di avere una coppia sopra gli 8.000 giri in genere, 7.500-8.000 giri, che è pazzesca. Cioè, quindi la moto entra in coppia agli 8.000, vi arriva questa potenza, quindi la moto ha un tiro incredibile, cioè da lì comincia a scaricare la potenza e va via veramente fortissimo. Mentre il due cilindri ha il vantaggio ovviamente di avere la coppia molto più in basso, quindi non più 8.000 giri, saranno magari 3-4.000 giri, no? Quindi già 3-4.000 voi avete la coppia. Questo cosa vuol dire? Vi permette ovviamente di avere una moto più reattiva, più pronta, soprattutto nel misto stretto, no? Quindi magari tante curve, questo misto stretto, potete continuare magari a piegare, aprire, piegare, aprire, ecco, avete il vantaggio di avere la coppia subito disponibile. Però ovviamente perdete in allungo, nel senso che voi avete la coppia subito disponibile a questi 3-4.000 giri, però poi ovviamente diciamo che la coppia e la potenza va scemando, mentre quando voi col due cilindri, diciamo, non avete più la spinta, il quattro cilindri entra in coppia agli 8.000 giri. Quindi, di fatto, se un due cilindri ha il vantaggio nel misto stretto, un quattro cilindri ha il vantaggio, ovviamente, magari nei curvoni veloci oppure dove ci sono dei tratti dove si può allungare. E quindi dovete capire un po' voi che tipo di tratti fate. Insomma, siete persone che fate magari tragitti su un passo di montagna, quindi magari abitate ai piedi di un passo di montagna. Siete spesso la domenica su lì, magari in giro con gli amici, io vi consiglierei di prendere più la Duke, perché comunque avete un bicilindrico con questi 105 cavalli, comunque non sono pochi, quindi tanta coppia ai bassi, comunque avete un percorso con tante curve, un misto stretto, e quindi lì vi divertite. Mentre se siete persone che magari vanno in giro più su dei tratti un po' più lunghi, no? Quindi magari andate, non so, magari in collina, però fate magari dei tratti anche in autostrada, insomma, ci sono strade magari un po' più lunghe, allora vi consiglio quattro cilindri, perché perdete, diciamo, la coppia ai bassi, però quando poi arriva il tratto lungo, voi aprite, la moto entra in coppia e vi lasciate dietro quello col due cilindri. Questo, diciamo, in linea di massima. Tornando però sulle moto, dunque, il vantaggio della KTM è il fatto che pesa poco, quindi due cilindri, tutta la coppia ai bassi, 105 cavalli, quindi meno cavalli, però anche meno peso, perché è una moto che pesa 169 kg a secco. E questo ovviamente la rende molto maneggevole, molto manovrabile. Io quando l'ho provata, la prima cosa che mi ha stupito, un po' come anche sull'RC 390 che ho provato l'anno prima, mi ha stupito il fatto che mi sembrava di stare su un giocattolino. Cioè, io avevo, anzi, la Z750, avevo l'R6. Ne ho avute due, quando sono salito sulla KTM, sulla Duke 790, sono rimasto stupito. Mi sembrava un giocattolino, mi sembrava una motoretta per A2, mi sembrava di stare su un RC390 versione naked, quindi su una Duke. E poi in realtà, quando l'ho provata, quando aprivi, ragazzi, scaricava tanta coppia, cioè era una moto bella aggressiva. Quindi il vantaggio di quella moto è il fatto che è piccolina ed è molto agile. E questo può essere un vantaggio dove, appunto, dicevo, nei percorsi con tante curve, nei misti stretti oppure nelle piste piccole, per esempio se uno va a Castelletto di Branduzzo o queste piste comunque molto, molto, molto piccole, ecco lì è la moto, è l'ambiente ideale per la Duke 790. Però c'è un però. Il fatto di avere una moto maneggevole che pesa poco la rende ovviamente di fatto meno stabile, soprattutto nei curvoni veloci. E qua arriviamo a quello che è il vantaggio della Z900. Z900 che pesa di più, perché va a pesare a secco attorno ai 200 kg. In realtà i dati sul peso della 900 non sono chiari, cioè sono sempre stati scritti i peso in ordine di marcia, però ci si arriva a secco facendo un po' una sottrazione, no? In genere sono 15 kg che passano dalla moto a peso secco a peso in marcia, quindi più o meno siamo sui 200 kg a secco, quindi parliamo di una trentina circa di cavalli in più, di peso, di chili in più rispetto alla 790, e sono tanti, cioè 30 kg in più non sono esattamente pochi. Invece in marcia va a pesare 212 kg. Ovviamente, dicevo, il peso maggiore non sempre però è uno svantaggio, nel senso che avete magari una moto meno manovrabile, meno maneggevole rispetto alla 790, una Duke, e questo è indubbio, perché io la moto l'ho provata, la Z900, e vi garantisco che non è assolutamente maneggevole come una 790, però avete il vantaggio di avere una moto molto stabile. Quando fate per esempio curvoni veloci, la moto è piantata a terra. Quando andate a 200 all'ora,
grazie comunque anche al peso della moto e all'ingombro anche maggiore della 900, vi sembrerà di stare un po' più stabili, no? La moto vibra un po' meno, vi trasmette più feeling anche alle alte velocità. Quindi diciamo che secondo me il vantaggio della 790 e diciamo il pubblico al quale questa moto è rivolto è a chi, soprattutto pubblico giovane, cioè a quelli che magari vogliono appunto uscire la domenica con gli amici, fare un pochettino le teste calde, magari sui passi di montagna dove si può, attenzione, non è che vi sto incitando, e soprattutto usare gli ambienti stretti, sfruttare le doti di maneggevolezza e coppie bassi, oppure piste corte. Mentre il vantaggio è che il pubblico al quale è rivolta la 900 è chi magari ne fa un uso un po' più a 360 gradi, quindi magari chi sì, va sui passi di montagna, però comunque ha lo svantaggio di avere una moto che entra in coppia a 8000 giri, essendo 4 cilindri. Però magari chi va anche magari nelle piste medie grandi, chi fa dei tratti magari anche con delle strade lunghe, insomma, chi vuole utilizzare la moto e sfruttare i 125 cavalli, dove effettivamente quando entra in coppia la moto ha veramente un tiro pazzesco, perché vi ricordo che la 900, la Z, ha la stessa potenza di una Yamaha R6, cioè quindi è potentissima. E qua arriviamo all'ultimo concetto. Ho visto in diversi cercare di modificare la 900, la Z, cercando di apportare delle migliorie, no? Andando soprattutto a modificare ciclistica e mettendo cose come scarichi completi oppure centraline, no? Per cercare di far andare la moto soprattutto meglio in pista, cioè in tanti prendono questa moto e ci vanno in pista. Però ragazzi, il mio consiglio è questo, e comunque in tanti la stanno comprando. Se vi interessa la 900, non pensiate di avere in mano una ninja, cioè perché in tanti comprano la Kawasaki perché dicono Kawasaki, la Z è legata al nome ninja, no? E magari pensano di avere in mano una Ninja 900, no, non c'entra assolutamente niente. La Z è una naked con molti limiti, soprattutto a livello di ciclistica e di peso. Ora, secondo me è inutile andare a cercare di spendere magari 2-3 mila euro per migliorare la ciclistica e la potenza, per farla somigliare di più magari a una Street Triple RS. Se vi interessa una moto per andare in pista, una moto comunque, una naked media, ragazzi, compratevi la Street Triple RS, cioè non comprate una Z900 per fargli delle modifiche, per migliorarla, magari spenderci sopra 1000-2000 euro, perché andate a pagarla tanto quanto una Street Triple RS. Quindi se vi interessa la migliore naked che c'è in circolazione, la migliore in assoluto media, che potete acquistare al momento è la Street Triple RS, non ce n'è un'altra. L'unica potrebbe essere la Duke 890R, che però non ho ancora provato, quindi non posso darvi consigli. Ecco, la Duke 890R, bicilindrica, con una potenza di 120 cavalli, è sicuramente una moto molto diversa rispetto alla 790, però ecco, non l'ho ancora provata. Però comunque credo, a vedere comunque i dati, che rimane sempre la migliore, la Street Triple RS. Quindi spero di avervi dato un po' un'infarinatura sulle due moto, penso che abbiate capito un po', insomma, che sono due moto entrambe valide, la 790 e la Z900, rivolte a un pubblico completamente differente, però sono due moto paragonabili. Quindi, in parole povere, direi di riassumere il tutto come Duke 790 per i ragazzi, no? Uno di 20 anni, 21 anni che esce con gli amici, magari vuole fare un po' il fenomeno sul passo di montagna, no? Capite? Allora consiglierei la 790. Tutti gli altri, magari gente un po' più grande, magari 30 anni, chi non è che per forza deve andare sul passo di montagna a manetta, chi però magari quando c'è un bel tratto di strada lungo vuole aprire un po', comunque andare in pista, nelle piste magari medio-grosse, non so, penso Franciacorta, penso Cremona Circuit, per non parlare delle altre grosse, Mugello, eccetera, allora Z900, perché ha un motore pazzesco. E mi sembra di avervi detto tutto. Ovviamente, prima di finire, non spendete 9600 euro, quello che costa, adesso non mi ricordo, forse 9000 euro per la versione A2 della 900, cioè che io ho provato. Z900 variante A2 costa, mi sembra, 8500 o 9000 euro, però è una moto completamente diversa rispetto alla 900 full power, perché si perdono questi 30 cavalli, perché ha 95 cavalli contro i 125 della Z900 full power. Capite bene che voi perdete sia i cavalli, quindi 25 cavalli in meno, che non potrete più tirare fuori, quindi
Qualcuno dice che comunque in qualche modo lavorando alla centralina gli rimette i 125 cavalli. In realtà, da quello che so io, la moto rimane bloccata anche volendo a 95 cavalli e comunque sia per legge non potreste farlo. Se vi beccano, vi ritirano il mezzo e ve lo sequestrano. Ma comunque anche un discorso di peso, perché a quel punto avreste una moto che pesa 200 kg con 95 cavalli. Capite bene che a livello di prestazioni, ragazzi, rispetto a una Duke, poi veramente va a perdere troppo perché pesa troppo per i cavalli che avrebbe 95. Quindi Z900, patente a 2, anche se magari la trovate a meno rispetto alla full power, lasciate stare, che è un po' il discorso che c'era anche sulla Z800 e Z800 variante E, che è una moto che dopo neanche un anno che era uscita, la variante E dell'800, che vendevano ai concessionari a tipo 2-3 mila euro in meno perché non se la comprava nessuno. Quindi dai, prima di finire, quale moto sceglierei io tra le due? Direi che alla fine prenderei la Duke. Prenderei la Duke perché a me piace comunque una moto bella cattiva da usare soprattutto nei misti stretti, perché io qua ho un passo di montagna, quando posso cerco di andare un pochettino allegro. Qua vicino a me ci sono due piste comunque non tanto grandi, quindi ne farei un utilizzo sicuramente per divertirmi in queste strade, quindi con queste piste piccole, medio piccole. Però non disdegno neanche le quattro cilindri. Sapete che io ho GSX-R, le quattro cilindri io adoro il sound e adoro la spinta oltre gli 8000 giri. Però io comunque ho una sportiva, quindi non può essere paragonata con quelle naked. Dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Spero di esservi stato utile. Vi ho comunque messo a disposizione quelle che sono state le mie sensazioni quando ho provato le due moto. Lasciate un like se vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale YouTube e quello Instagram, Pignanelli Biker Ufficiale, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!